È una giornata di festa, non solo per il ciclismo in generale, ma nello specifico per la polisportiva Albergo Oliveto. Presentate le squadre ciclistiche in una struttura che diventa sempre più competitiva. Abbiamo visto non solo ciclismo su strada, ma anche le mountain bike. La polisportiva Albergo Oliveto ha sempre iniziato, diciamo, ha iniziato con il ciclismo su strada, come era dal 1973 all'epoca, era quello l'indirizzo, però chiaramente ci stiamo adeguando ai tempi, per cui insomma le discipline sono aumentate, c'è anche la mountain bike, per cui abbiamo pensato di creare anche, diciamo, una pista da mountain bike per i bambini. La stagione ha i nastri di partenza, domenica 27 marzo, prima data da segnare sul calendario. Abbiamo tre categorie di atleti, i giovanissimi, gli esordienti e gli allievi. Chiaramente domenica parte gli allievi con la Coppa CEI a Lucca, le speranze sono sempre le solite, quelle di poter fare dei risultati, speriamo i migliori possibili. Alle sue spalle il ciclodromo, che sicuramente è un valore aggiunto per questa realtà. Credo di sì, chiaramente la polisportiva Albergo Oliveto è anche scuola di ciclismo riconosciuta dalla federazione, per cui sentivamo il bisogno comunque di creare, diciamo, anche le strutture adatte per essere scuola di ciclismo. E abbiamo costruito questo ciclodromo grazie all'aiuto delle amministrazioni sia regionali che comunali. C'è anche un aspetto relativo alla sicurezza, i ragazzi potendosi allenare qui all'interno ovviamente hanno dei rischi inferiori rispetto alla strada vera e propria. Ah, questo sicuramente, il traffico oggi per il ciclismo è la fonte principale di pericolo. Qui chiaramente non c'è traffico, per cui chiaramente si possono allenare e imparare ad andare in bici in tutta sicurezza.